Adesso è arrivato un momento speciale del premio perché è il momento della sezione delle videopoesie, ma non potrei presentarla senza il direttore artistico Dimitri Ruggeri, che invito quindi qui vicino a me. Dimitri cura la sezione videopoesie da 5 anni, credo ormai, e adesso mi dirà lui un po' che cosa sono le videopoesie, che cosa rappresentano, perché sono una novità qui in Italia. Intanto grazie per questo bel gadget, direttore artistico, la videopoesia. Allora, intanto grazie, mi riaggancio al momento iniziale di video, dove siamo commemorando in modo liturgico l'arte in un momento abbastanza di pecero per tutto quello che sta succedendo, nessuno prende una posizione, intanto si stanno scannando com'è che a pochi chilometri da casa. Allora, era un benvenuto questo, perché la poesia deve avere una funzione base, a creare un nuovo linguaggio. Io qui sono in una biblioteca, siamo tutti in una biblioteca, quindi vediamo dei libri che non aspettano altro che essere, come dire, evocati. E l'evocazione non c'è soltanto tra le lettere, ma anche attraverso la parte analfabeta delle lettere, la parte non detta. Ho sentito prima l'intervento sulla musica. Ecco, noi siamo nati per dire parole in modo orale, per vedere. Questa è una rappresentazione, quella del libro, assolutamente recente. Con la stamperia c'è stata la borghesizzazione, diciamo, del mondo letterario, che passa a lettera, passa a scrivere la lettera sul testo. Però fino a qualche anno prima, 3000 anni fa, si diceva e si faceva in modo assolutamente orale. Quindi, che cosa c'entra questo con la videopoesia? C'entra nella misura in cui oggi esistono i video, e il video, l'immagine, va a evocare proprio questa parte non detta del testo. E con questa proposta, che in Italia è sempre una novità, quando negli altri paesi si fa da anni, è stata una novità in realtà in Italia, perché l'abbiamo portata in questo premio strutturato ormai da tanti anni e sul mondo della, diciamo, videopoesia, ma anche della videoarte, lo possiamo connotare questo particolare genere. L'Ombres ha un sodalizio importante in Italia, ma anche in Europa, perché ha una connotazione assolutamente internazionale. 1600 video dalla creazione del premio, quest'anno ne sono 68. I finalisti, proprio in modo casuale, rappresentano ben 10 paesi, e tutti i partecipanti hanno una qualità assolutamente alta di ciò che hanno voluto rappresentare e dire. La novità che mi ha colpito, che ci ha colpito come giurati, poi andremo a dichiarare la giuria, che c'è stata pubblica, perché le giurie, i concorsi letterari devono essere sempre pubbliche, molti premi non lo fanno, sono anche a pagamento, esosi, e non va bene. La novità, quando facevamo delle riflessioni sui video che sono arrivati, è che molti video hanno, come dire, sono stati legati molto alla danza, musica e parole, ovviamente rappresentati nel video, anche legati molto alla musica, quindi quasi a testimoniare che parole, musica e danza, come si faceva una volta, come si fa ancora in paesi puri, come in Africa, come in i paesi in via di sviluppo, queste arti che sono state suddivise da noi abbastanza recentemente, in realtà sono una cosa sola, e la poesia, che è creazione, che veniva definita come l'arte del tutto, se ne è appropriata, e a nostro avviso la videopoesia può essere una sintesi, una rappresentazione. Chiudo
andando a ringraziare la giuria che è stata composta da Tiziano, da Ilio, dal filmmaker Marco Di Gennaro, da Alessandra Prospero, che è editrice, giornalista e poetessa, Roberto Pisegna, maestro di musica e musicista, Ilio l'ho già l'ho detto, e poi mi sono divertito io a anch'io esprimere un giudizio per decretare, abbiamo decretato questi 10 finalisti e poi delle menzioni, chiaramente c'è il video che ha vinto, però ci sono delle menzioni speciali per la fotografia, per la performance, per il testo e per la musica. Io qui mi faccio aiutare da Antonio per leggere con un po' di suspense, perché i partecipanti non sapevano di quale fosse il vincitore. Oh, aspetta, non partire perché Antonio è un vulcano. Intanto leggiamo chi sono i finalisti. I finalisti sono Because You Speak of Four dal Belgio, Flow Canada, 90 Seconds About the 90 Seconds France dalla Francia, Babelat dal United Arab Emirates, Casp dall'Inghilterra, A Stage As All Stage Meet dagli Stati Uniti, poi Estano Cenò dalla Spagna, Via Mascia, Germania, Conquest and Prison, Germania, e Leggende Rusticane, Italia. Quindi io andrei prima alle menzioni e poi facciamo la One More Thing come diceva Steve Jobs. Allora, come? Sì, esattamente. Ovviamente il vincitore, il video il vincitore sarà proiettato, che quindi ve lo gusterete. Allora, intanto ci siamo espressi con delle menzioni scritte, con testo poetico, quindi questo video che ha vinto questa menzione come miglior testo poetico è di Armascia, e la menzione è stata scritta da Alessandra Prospero, e Antonio lo va a leggere. Vero è che una videopoesia ben realizzata, il testo deve essere congruo e calzante alla narrazione visiva e al ritmo. Per questo di Armascia ha una notevole efficacia, perché oltre all'incredibile grafica, il testo è perentorio e scandisce inesorabilmente una vicenda tragicamente universale, con l'utilizzo di sostantivi e aggettivi che rimangono a tratti monadici a indicare le pause, le fratture e le perdite di una rivoluzione che si vuole silente, ma che si arma per tutta risposta di forbici e di un tono invece enfatico a tratti. L'utilizzo ripetuto di Lost, inteso come perduto, Higher come capelli che ritorna più volte, e di Revolution, rivoluzione, ci guida nel canto dolente ma mai promo alla rivoluzione, appunto, come un memento mondiale e imperituro. Allora, testo, quindi complimenti a questo video che ci è piaciuto particolarmente, poi diremo il perché. E Antonio, sei fuggito via. Voglio del video. No, questo è per il testo poetico. Diciamo, prima le menzioni, dove ci siamo espressi come, diciamo, giuria qualificata. Adesso per la musica. Una musica che sostiene le parole del testo poetico sembra fatta contrappunto alle voci di ciascun protagonista. Una musica immersiva che ci guida nei cambiamenti di scena, in ogni cambio di atmosfera. Allora, per capirci, sì, questa menzione scritta da Roberto Pisegna, la musica e le parole, che non sono, per essere proprio in modo scherzoso, la chitarra o col recita poetico, è un inserimento del beat musicale all'interno delle parole, che vanno a evocare, come abbiamo detto, lo so proprio facendo in modo molto semplice, la parte non detta del testo, perché altrimenti si crea una confusione spesso nei recital poetici con la musica e chitarra, che sono belli, però non sono spoken music o poesia e musica in questo senso. Bene, caro Antonio,
Poi ci sono altre due menzioni che andiamo a menzionare, però senza menzione, ripetizione, perché ci siamo espressi, diciamo, sulle componenti a nostro avviso più, più vicine alla videopoesia. Ma c'è un'altra menzione importante, che è quella della performance, perché nei video, ma anche nella, nell'evocazione del testo, quando si leggono i testi, c'è anche la performance, che è un qualcosa legato anche al mondo attoriale, ma è anche un qualcosa legato al, al gesto, alla danza, e sono, ormai si stanno sviluppando queste performance di poesia legate per esempio alla slam poetry, al poetry slam. Non so se qualcuno di voi ha sentito mai parlare di questi nuovi generi, che fanno molto riferimento al corpo e alla voce. Quindi corpo e voce sono la stessa cosa per esprimersi e creare un nuovo linguaggio. Ecco, la migliore performance, come menzione, l'ha ottenuta Conquest and Prison. Io prima erroneamente ho detto Germania, invece è del Sudafrica. Quindi un applauso all'autore e al regista. Bene, c'è un'altra menzione altrettanto importante, l'ultima, come migliore fotografia. Ecco, questo è un video molto molto importante, andatelo anche a cercare su Google, che va a valorizzare in qualche modo il territorio siciliano. Ecco, non c'era il tema quest'anno, però tutti quanti sono stati molto focalizzati al, come dire, allo spirito del, del premio Ombers, questi autori, e si chiama Leggende Rusticane. È un video che ha ottenuto appunto la migliore fotografia. Ora andiamo a decretare il vincitore, però io per decretare il vincitore non voglio farlo io, voglio farlo fare a te, per esempio. Me l'hai chiesto prima quando stavamo fuori, è vero? È vero, no? Benissimo, l'ho sentito anch'io, una voce. Quindi, allora adesso con Enra facciamo un po' di tu con enfasi, no? Cioè, non c'è nessuno, sto spiegando con questo accento, per favore. Esatto. Qui c'è il nome del vincitore del video. Tu adesso fai finta di dice, allora carichi tu, loro fanno loro non lo sanno, anche se hanno tutti quanti il giornale, ma nessuno lo ha letto, lo so. Giusto, nessuno l'ha letto, quindi lo diciamo a voce. Allora, noi facciamo, noi stiamo parlando, Antonio, attira la nostra attenzione. Vai. Ok, allora vorrei attirare l'attenzione di questi due signori qui presenti per decretare il vincitore di questa sezione. Il vincitore è Dear Masha. Bravo. Alessandra, un applauso a Alessandra. Allora, Dear Masha, che adesso lo andiamo a vedere, è un video che adesso Antonio prima leggerà la menzione. È un video, è una lettera di, scritta a una ragazza che è stata uccisa in Iran dal regime della rivoluzione islamica. Ecco, non è un video di parte, ma è un video che mette a nudo un problema, che è quello della violenza che questi beceri da tutte e due le parti, ma beceri siamo anche noi che non prendiamo una posizione, lo dico, me stesso pure, non riusciamo a prendere una posizione. È un video toccante e particolare, che ha usato anche uno strumento che è quello dell'animazione come comics, per capirci, quindi è nuovo rispetto a quelli che ci sono stati gli scorsi, gli anni passati. Io ho cercato di sintetizzare in poche righe e Antonio leggerà il perché, poi lo vediamo. Dear Masha è un video che è riuscito a mettere d'accordo tutti i giurati, cosa che non era mai accaduta in passato. Questo può essere stato un bene o un male. A tratti abbiamo pensato che il motivo fosse la perfezione, in altri momenti la sua imperfezione, perché di fatto la poesia è la parte imperfetta del mondo da cui rinasce il mondo.